anni, non fa entrare Yıldız, la tua squadra che doveva vincerla la partita per mantenere un certo equilibrio e provare comunque poi a conquistare tre punti. Qual è la tua lettura? Ciao e benvenuto. Ciao, grazie. No, la mia lettura è che i cambi fa il mister, no? Noi siamo lì dentro la partita, dobbiamo giocarla nel migliore dei modi possibili e trattare di spingere e provare a vincere. Poi questa domanda sui cambi, questa deve fare il mister, perché lui fa i cambi e è lui il responsabile. Non vedo molto senso in questa domanda. Grazie. Tommy. Sì, Danilo, 6 punti nelle ultime 7 partite, è un momento in cui si fa fatica ad avere solidità difensiva intanto e poi dopo a portare a casa il risultato pieno. Ci porti un po' dentro lo spogliatoio. Cosa vi dite? Cosa si sta passando in queste settimane? Noi lavoriamo, cioè, durante tutta la settimana, proviamo le cose e ci mettiamo anche tanto impegno, tanto sacrificio anche. È giusto che in questo momento le cose non stanno andando come dovevano e le responsabilità vanno prese anche per noi che siamo quelli più vecchi, che siamo lì dietro nella retroguardia. È chiaro che tutta la squadra deve difendere come facciamo di solito, però è certo che è un momento difficile nella stagione, però questo ci fa crescere, questo ci fa piuttosto, cioè, imparare le cose. Non abbiamo tanto tempo da imparare. Però sicuramente dobbiamo pensare che la prossima settimana abbiamo già l'opportunità di rovesciare le cose e provare a vincere davanti alla nostra gente. Eppure la Juve non è che difende male, ma in alcune situazioni in area di rigore concede qualcosa di più rispetto a quello che concedeva a inizio stagione. Allora ti chiedo se è la ferocia, la voglia magari, no, di restare aggrappati lì vicino a quel primo posto che faceva la differenza, e come si trovano a questo punto, no, le motivazioni, non tanto in Coppa Italia, perché quello è un titolo che la Juve vuole portarsi a casa, ma in campionato da qua alla fine. Dove si trovano nelle partite, nelle singole partite? Nel lavoro, nel cercare l'obiettivo che è giocare la Champions del prossimo anno. Come ho detto prima, certamente è un momento un po' più difficile, perché poi si vede il secondo gol che hanno segnato loro, la palla, che ne so, non so se passa sotto i miei piedi o se c'è una roba che ci capita, succede ogni tanto, ma è giusto che dobbiamo migliorare, dobbiamo ancora fare più sacrificio, dobbiamo ancora tenere di più perché ci mancano ancora tante partite. Giorgio. Andrea Samazzoni. Ciao Danilo, buonasera. Io ho una mia visione, volevo chiedere se tu la condividevi. Alle volte si parla della difesa della Juventus, ma io ho visto tante partite della Juventus. La forza della Juventus è sempre stata difendere di squadra, dal primo attaccante all'ultimo difensore, e abbiamo visto tante partite, Danilo, dove voi siete andati in vantaggio contro il Napoli, contro il Milan e contro la Roma, e gli avversari neanche riuscivano a tirare in porta. Ecco, si parla alle volte della difesa, ma io ho la sensazione che questa fame, questa cattiveria è di squadra, cioè dal primo attaccante. Anche il gol che prendete oggi, tu Danilo sei solo l'ultimo, no? Sei l'ultimo che arriva a combinare, ma l'Atalanta ha il tempo di mettere l'assi, Jim City è un difensore, cioè è secondo te più una cosa mentale dei compagni, della squadra, o è una cosa che va sull'episodio, solo sull'episodio? No, sull'episodio no, sicuramente, perché sta succedendo più volte del solito, no? Quindi sicuramente è una roba di squadra. Non sono qui per dire che è un compagno che ha sbagliato, sicuramente tutta la squadra, tutti noi che siamo lì dentro. È chiaro che, come ho detto sempre, la difesa deve fare un pensiero in più, perché siamo noi responsabili per tenere la porta inviolata, però sicuramente è di squadra, siamo tutti consapevoli di questo, ma non devo dire niente dei ragazzi, perché poi Chiesa, Milik, Dusan, tutti quelli che sono lì, si mettono sempre a disposizione. Che ne so, Maken oggi ha fatto il sacrificio di rientrare anche con una spalla, cioè, messa male, quindi dobbiamo migliorare tutti insieme, non c'è uno o l'altro, tutti noi. Secondo posto Coppa Italia e gli obiettivi di questo finale di stagione. Tra l'altro oggi il Milan vi ha superato in classifica, credo che abbiate ancora più grandi motivazioni per operare il controsorpasso. Sì, sicuramente è l'obiettivo, quello che abbiamo identificato già dall'inizio, non è cambiato niente su quello, e abbiamo, come detto, ancora tante partite da giocare e da rovesciare le cose e tornare e cambiare la fortuna dalla nostra parte. Grazie Danilo, in bocca al lupo.
già per la prossima partita, quella contro il Ben ritrovati, nel mio canale in questo mio nuovo video. Come al solito mi raccomando, è importante l'iscrizione, campana attiva, like, commenti, lo sapete, fatemi sempre sapere qual è il vostro pensiero qui sotto. Allora, 2-2. Stiamo vivendo veramente un mese e mezzo, veramente di sofferenza. Abbiamo vinto solo col Frosinone, abbiamo perso con Udinese, Inter e Napoli. E abbiamo pareggiato con il Verona, abbiamo pareggiato con l'Empoli e abbiamo pareggiato con l'Atalanta. Adesso non penso, mi dimentico qualcosa. C'è una squadra che, non lo so, è spenta. È una squadra che fino al pareggio e al gol di Cambiaso, cioè, ero nervoso, cioè... dava l'idea nel momento in cui l'Atalanta in questo caso, ma nel caso anche delle altre partite, basta che arrivava sotto porta che riusciva in qualche modo a farci male. Nel primo tempo un solo tiro in porta dell'Atalanta, un gol. Prendiamo gol con una facilità disarmante. Io non so capire effettivamente che cosa possa capitare a dei giocatori che fino a un mese e mezzo, due mesi fa, riuscivano ad evitare un sacco di gol, avevano una delle difese meno perforate della Serie A. Passiamo questo mese e ne prendiamo con gli interessi, perché ne abbiamo preso gol con l'Empoli, col Verona, col Frosinone, con l'Inter, con l'Udinese, con il Napoli, con l'Atalanta. Cioè è una sequela impressionante di gol presi, ma con una facilità disarmante. Noi costruiamo, cerchiamo di fare qualcosa di buono, arriviamo lì magari sulla tre quarti sia con gli esterni che con i centrali con molta fatica, riusciamo anche ad arrivare al tiro, però il tiro è sempre fuori, rimpallato, non si riesce a fare mai niente. Con Napoli abbiamo avuto tantissime occasioni, con l'Atalanta qualche occasione l'abbiamo avuta, non l'abbiamo sfruttata, abbiamo tirato dappertutto tranne che in porta, abbiamo fatto dei tiri in porta proprio non proprio da definirli tiri in porta, però siamo sempre lì. Poi non so, è entrato Sandro e di UEA negli ultimi 10 minuti, perché? Cioè, e poi fa entrare Ildiz gli ultimi 4, questa non l'ho capita, soprattutto per far entrare Sandro, non lo so, cioè UEA ci sta, un esterno che magari insomma corre al posto di McKennie, che comunque bisogna dire che non in condizioni ottimali, visto che aveva la spalla lussionata o perlomeno in convalescenza, e comunque ha fatto una buona partita secondo me a McKennie. Locatelli, io sarò io prevenuto nei confronti di Locatelli, però Locatelli oltre a sparire dal gioco rallenta in maniera impressionante la manovra, non si propone mai, sbaglia dei passaggi elementari, un paio di occasioni, passaggi facili, ha sbagliato e sono ripartiti. Io non lo so, sinceramente sono amareggiato anche perché eravamo andati in vantaggio con il gol di Milik e lì cosa è successo? Ci siamo rintanati dietro, abbiamo dato spazio all'Atalanta per potersi presentare lì davanti e sappiamo che appunto quando noi ci chiudiamo, quando diamo la possibilità al nostro avversario di turno di arrivare in aria o arrivare al tiro, riusciamo a fare le migliori porcate. Alla fine anche Szczęsny lì sul gol di il raddoppio di Koopmeiners non mi è sembrato impeccabile, anche lì insomma Szczęsny ultimamente non è che mi stia piacendo molto, anche sul gol a Napoli insomma come ho detto insomma poteva fare meglio. Sul primo gol là non ha colpa Szczęsny, là ha colpa la difesa che hanno completamente dimenticato Koopmeiners dall'altra parte, tutti su un lato, tutti in aria, tutti quanti tranne una persona lì in mezzo che doveva comunque coprire quello che è il passaggio che poi c'è stato. Purtroppo veramente sono molto amareggiato perché ci credevo, ci speravo in una vittoria, perché bisogna veramente invertire un po' la tendenza. Mancano 9 partite, non vedo l'ora finisca questo campionato, perché è una sofferenza continua e perché veramente non ce la faccio più a dover star qui, soprattutto dopo l'ultimo mese e mezzo, a dover parlare di una sconfitta, a dover parlare di un pareggio, a dover parlare di prestazioni non ottimali. Adesso se non è stata una prestazione di merda, però insomma c'è. Prestazione diciamo che da 5-5,5, non di più, poi non vado sui singoli perché secondo me McKennie ha fatto bene, Chiesa secondo me ha fatto bene, è un po' troppo nervoso, però ci sta.
Alcuni, insomma, hanno, come al solito, fatto la loro partita di merda, come Locatelli. Miretti ha giocato benino, inizialmente aveva fatto qualche errore di troppo, poi si è un po' ripreso. Non lo so, cioè, sinceramente serve veramente che quest'estate ci sia una rivoluzione, a cominciare dalla panchina. Via Allegri, magari vento nuovo, come è successo a Roma, cambia un po' di cose, cambia un po' di atteggiamento e con un po' di convinzione, e via alcuni giocatori che non sono assolutamente da Juve. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve!